Ciao bambini, oggi andiamo a fare la spiegazione di pagina 320 del sussidiario che parla dei solidi e capiremo la differenza tra poliedri e non poliedri. Finora abbiamo studiato e conosciuto le principali figure geometriche piane, sono quelle figure che occupano una parte di piano ed hanno solo due dimensioni, la larghezza e la lunghezza. Qui vediamo l'esempio con la lunghezza e la larghezza, che sono le due dimensioni delle figure geometriche piane. Le figure solide, invece, sono delle figure geometriche che occupano uno spazio ed hanno tre dimensioni, la larghezza, la lunghezza e l'altezza. Qui c'è l'esempio di un cubo e di un parallelepipedo in cui possiamo vedere la lunghezza, la larghezza e l'altezza, quindi le figure solide occupano uno spazio ed hanno tre dimensioni. Andiamo a vedere la differenza tra poliedri e non poliedri. I solidi si classificano in base alle figure geometriche che li costituiscono, che li delimitano. Se le figure geometriche sono tutte poligoni, allora i solidi vengono chiamati poliedri. Qui abbiamo due esempi di un prisma e di un cubo e vediamo che le figure geometriche che costituiscono il solido sono tutte dei poligoni, quindi il solido verrà chiamato poliedro. Se invece il solido è costituito da figure curve o miste, come in questi esempi, allora non è un poliedro, viene definito solido non poliedro. Qui abbiamo l'esempio di un cilindro e di una sfera in cui notiamo delle figure curve o miste. I non poliedri possono anche essere chiamati solidi di rotazione. Vengono chiamati così perché i solidi di rotazione sono originati dalla rotazione di 360 gradi di una figura piana intorno ad una retta definita asse di rotazione. Qui abbiamo degli esempi, cioè dalla rotazione di un rettangolo intorno ad un asse di rotazione si genera un cilindro, dalla rotazione di un triangolo intorno all'asse si genera un cono, dalla rotazione di un trapezio intorno ad un asse di rotazione si genera un tronco di cono e dalla rotazione di una semicirconferenza intorno all'asse di rotazione si genera una sfera. Questi sono tutti esempi di non poliedri. I poliedri sono caratterizzati dai seguenti elementi: le facce, che sono i poligoni che costituiscono, che delimitano il poliedro. Questa è tutta una faccia, faccia, faccia. Faccia, sono tutti i poligoni di cui il poliedro è costituito. Gli spigoli invece sono i lati delle facce. Spigolo, 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 sono i segmenti che quindi delimitano le facce, rappresentano i lati delle facce. Infine i vertici sono tutti i punti di incontro fra due o più spigoli, sarebbero in pratica le punte del solido. Quindi le caratteristiche del poliedro sono le facce, gli spigoli e i vertici. I poliedri possono essere classificati in due grandi famiglie, i prismi e le piramidi. Andiamo a vedere velocemente le caratteristiche. I prismi sono formati da due poligoni uguali e paralleli che si chiamano basi del prisma e da tanti parallelogrammi quanti sono i lati della base. Le piramidi invece sono formate da un poligono di base e da tanti triangoli quanti sono i lati della base. Qui l'immagine fa capire bene la differenza tra prismi e poliedri. I prismi quindi abbiamo visto che hanno due facce opposte, uguali e parallele, che vengono dette basi. Le altre facce si chiamano facce laterali e sono tante quanti sono i lati della base. I parallelepipedi, ad esempio, sono prismi che hanno come base dei parallelogrammi. I cubi sono prismi che hanno come facce
6 quadrati uguali. Qui vediamo altri esempi, un prisma a base triangolare, i triangoli sono le due basi parallele, mentre le facce laterali sono tutte parallelogrammi. Qui abbiamo un prisma a base pentagonale, un prisma a base esagonale. Le piramidi invece hanno una sola base e tante facce laterali quanti sono i lati della base. Qui abbiamo un esempio, la base è formata da un poligono, qui abbiamo un esagono ad esempio e qui abbiamo un quadrato, mentre le facce laterali sono tutte triangolari e ne sono tante quante sono i lati della base. Per concludere, per riassumere, abbiamo visto che un solido è formato da tre dimensioni, lunghezza, larghezza, altezza. Abbiamo visto che un solido è caratterizzato da faccia, vertice e spigolo. E i poliedri sono solidi geometrici costituiti da poligoni. I poligoni costituiscono le facce del poliedro, i lati delle facce sono gli spigoli e i punti di incontro degli spigoli sono i vertici. Alla prossima lezione, un saluto.